Bentornati ragazzi, siamo in questo nuovo video della Model SPDFR. Come promesso in questo episodio giocheremo come poliziotti in borghesi con la 500 Abarth, che per chi mi segue da un bel po' sa bene che questa macchina qua la misi all'incirca 2 anni fa per fare il finto poliziotto e rapinare i supermarket in vita da gangster. Ma adesso lo siamo veramente, quindi cerchiamo di sfruttarla come si deve. Perfetto ragazzi, come vedete la macchina si presenta come tutte le Abarth, normalissima, non ha niente a che vedere con la polizia, a meno che non gli mettiamo il lampeggiante sopra. E infatti ragazzi possiamo farlo, adesso vi faccio vedere. Sali collega, sali. Ok, mettiamo il lampeggiante. Quello qua abbiamo il lampeggiante, come vedete va tutto, vanno anche le sirene e diventa un Abarth della polizia a tutti gli effetti. Però leviamolo subito ragazzi, sennò qua subito ci scoprono i criminali. Meglio che questa macchina qui passa inosservata, ecco. Sennò non possiamo fare le azioni. Oh, perfetto ragazzi, abbiamo una chiamata che qualcuno sta spacciando. Dobbiamo arrestare questo tipo, Carlos Casanova del 1992. E sta spacciando qua vicino, dove sta Simeon. Ok, andiamo subito ragazzi, vediamo un attimo come possiamo intervenire con questa macchina. Ovviamente adesso non mettiamo sirene, non mettiamo niente. Cerchiamo un attimo di fare questa azione stealth. Le mettiamo al momento giusto le sirene. Da quello che vedo, lui sta spacciando in questo vicoletto. Sì, in questa zona qui, quindi vediamo un attimo. Ok, da qui non riesco a vederlo, non ho visuale, quindi vediamo un attimo se possiamo andare da quell'altra parte. Ok, mettiamoci qui e vediamo se riusciamo a vedere l'obiettivo. Sì, stanno là ragazzi, stanno là. Avete visto? Visto che siamo poliziotti in borghese ragazzi, quelli là non scappano neanche. Invece se in questo momento si fosse fermata la 7 Leon della polizia, quelli là sarebbero già scappati in questo momento. Però al momento no ragazzi. Quindi noi adesso che facciamo? Ci mettiamo un po' più indietro, abbiamo visto che stanno lì. Montiamo i lampeggianti e attiviamo le sirene e si procede all'arresto. Ok, perfetto ragazzi, ecco qua, ho montato le sirene. Direi che siamo pronti, sicuramente forse uno dei due è armato, però cerchiamo un attimo di mettercela tutta, quindi pronti ragazzi? Ok, sì, lampeggianti attivati, 1, 2, 3. Fermi. Fermo, polizia, fermo. Butta giù l'arma. Polizia, giù. Giù, stai a terra. Perfetto ragazzi. Vediamo un attimo se il collega è riuscito a prendere quelli. È riuscito a prendere quello, perfetto, questo qua l'abbiamo arrestato. Ok, gli abbiamo sequestrato l'arma. Leviamo un attimo le sirene. Ok. Vediamo un attimo come sta procedendo lì. Oh, ok, ragazzi, l'ha preso. Eccolo qua, Carlos Casanova. Ciao Carlos, non ci avevi visti, eh? Non ci avevi visti. Allora, facciamo un attimo un controllino, ragazzi. Vediamo un attimo se c'ha qualcosa addosso. Abbiamo visto che comunque c'aveva il fucile, però vediamo un attimo addosso cosa c'ha questo. Allora, foglio per pillole prescritto, giornale sporco, caricatore portatile e progetti per qualcosa di strano. Ok, ragazzi, però abbiamo visto che comunque lui aveva un'arma. Non ha il porto d'armi ovviamente ragazzi, e questo qua se ne va in prigione. Ora c'è pure il tipo qua. Allora diamo un attimo una controllata pure a questo, vediamo se c'ha qualcosa addosso. Mi sa che questo qua stava comprando. Vediamo un attimo. Ok, questo qua aveva Life Invader, tessera, preservativo, bottiglia di vodka, fatture arrotolate e coltello di plastica. Ok ragazzi, questo qua stava spacciando, va bene, ma non possiamo accusarlo di spaccio perché avete visto sia lui che questo qui non hanno niente addosso, non c'hanno droga. Quindi questo qua ragazzi sicuramente ce l'avrà nascosta da qualche parte qui, che non ci dirà mai. Però è sicuramente accusato di possesso di arma illegale senza porto d'armi ragazzi. A questo qua che vedete non gli possiamo fare niente ragazzi, perché non abbiamo visto nessuno scambio. Va bene, non abbiamo visto nessuno scambio, quindi questo qua se ne può andare. Però lui no ragazzi, perché aveva un'arma addosso. Quindi a questo qua siamo costretti a rilasciarlo ovviamente ragazzi, perché non ha fatto niente. Non c'è stato nessuno scambio, droga non ce n'hanno addosso, quindi se ne può pure andare.
Ok, quindi puoi pure andare, tu puoi andare. Vai. Shit. E questo qua, ragazzi, invece se ne va. Questo qua invece va, va, ragazzi. Vediamo un attimo se vi possiamo fare un controllo a Carlos Casanova. Vedete, ragazzi, licenza di guida sospesa. L'abbiamo beccato qua che stava spacciando, ma non abbiamo le prove. Abbiamo solamente le prove dell'arma e ci va bene così. Quindi richiediamo un attimo un trasporto. Lo facciamo andare in centrale a questo, ragazzi. Per forza. Ok, sta arrivando la 7 Leon, ragazzi. Eccola lì. Abbiamo fatto un ottimo arresto, ragazzi. Avevo un'arma addosso, quindi ci sta. Ci sta. Ok, eccolo qua, è arrivato il collega. Salve, collega. Salve, collega. Abbiamo beccato Carlos Casanova. Non ha droga addosso, ma gli ho sequestrato un'arma illegale. Lo porti via, lo porti in centrale. Ok, qua è tutto a posto, ragazzi. Ah, ok, noi possiamo comunque controllare l'arma, ragazzi. Possiamo comunque controllare l'arma. L'SMG di Carlos Casanova. Perché comunque ha il numero di serie. Ok. Sì, vabbè. È registrata a nome suo, però comunque non c'aveva il porto d'armi. Lui l'ha solamente comprata. E non si sa come. Come gliel'hanno venduta. Comunque tutto a posto, ragazzi. Se ne va in prigione, ovviamente. Sali, collega. Abbiamo tutto e andiamo avanti. Abbiamo fatto un ottimo arresto, ragazzi, nel senso che l'abbiamo beccato, aveva l'arma, però non l'abbiamo preso che stava spacciando, quindi di questo no. Ok, perfetto, ragazzi, adesso abbiamo un mandato d'arresto per Bruno Kleenex, ok? È armato e pericoloso e dovrebbe trovarsi in questa località qui, a Maids Bank Arena, più o meno dove stanno i Families, Grove Street, proprio la zona là. Quindi vediamo un attimo come possiamo procedere. Innanzitutto leviamo questo lampeggiante e andiamo verso l'obiettivo. Vediamo un attimo come possiamo agire. Vorrei fare anche qua qualcosa di stealth, nel senso che mi avvicino da dietro, comunque gli caccio il distintivo e lo arrestiamo. Vediamo se possiamo, ragazzi, se c'è una posizione tattica dove possiamo intervenire. Allora, l'obiettivo sta qui. E mi sa, ragazzi, mi sa che è quello. Vedete, mi sa che è quello lì che sta camminando. E mi sa proprio che è lui. Mi sa proprio che è lui. Non appena abbiamo un altro po' di visuale e che si allontano comunque dalle persone, si procede. Eccolo là. Ci proviamo? Fermo, fermo, fermo. Polizia, polizia, fermo. Giù. Butta giù l'arma. Ok, vediamo se era lui. Bruno Kleenex, sì, è lui ragazzi, è lui. È lui, perfetto, perfetto. Diamo un attimo la controllata addosso. Ok, materiale tossico, foglio con autografo, pillole illegali, una pistola finta ma dall'aspetto realistico e un Oki Task. Ok, 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 ragazzi. E abbiamo preso pure lui. Ottimo, ragazzi, questi qua veramente non stanno capendo niente con questa macchina qua in incognito proprio, ragazzi. Perché ve l'ho detto, se fossimo venuti con le macchine normali, comunque si capisce subito dalla livrea, da tutto, ragazzi, quindi si capisce chiaramente. Eccolo lì. Lo porti in centrale. Ok, perfetto, ragazzi, abbiamo fatto pure questo. L'abbiamo proprio beccato mentre se ne stava andando, avete visto? Quindi non siamo neanche arrivati all'obiettivo, che sarebbe stato qui. Quindi a posto. Ok, lui se ne va in centrale. Perfetto, ragazzi, possiamo uscire. Proviamo a fermare quel camion lì, ragazzi, che la mod ci indica come un veicolo sospetto. Anzi no, è questo. È questo qua con la macchina rossa, che come vedete ha sbandato, ragazzi. Secondo me questo sta ubriaco. Sì, secondo me questo è ubriaco. Quindi facciamo una cosa, montiamo i lampeggianti e lo fermiamo. Proviamo a fermarlo.
Ok. Vediamo un attimo se possiamo fare un controllino alla targa. Target vehicle license plate. Oddio, 48 Frank ragazzi. Ocean, David 0903. A traffic violation. Approach with L'assicurazione è caution. scaduta. L'assicurazione è scaduta di questo veicolo. Craig Johnson. Ok, vediamo un attimo. Salve. Mi dia un po' i documenti, per favore. Craig Johnson. Allora, vediamo un attimo se possiamo fare un controllino. GH Johnson, ok, eccolo qua. Allora, 27 anni. Abita al 4671 Forte Zancudo, ok? Licenza di guida valida. E ha una citazione che ovviamente correva, come vedete. Porto d'armi. Ok, quindi al porto d'armi comunque c'è di armi normali, niente pistole, niente cose pericolose. Ok, ragazzi, dai. Allora, voglio pure il veicolo. Ok. Il poliziotto, ragazzi, sta dicendo che si sente un forte odore di narcotici, quindi come sempre. Allora, vediamo un attimo i documenti del veicolo. Ok. Tutto a posto. Assicurazione, abbiamo detto che è scaduta. Sì, è scaduta, comunque abbiamo pure visto, ragazzi. Comunque facciamo scendere il tipo che non mi convince, ok? Non mi convince. Hai bevuto? L'alcol mi riscalda. Ma che ti riscalda? Già vuoi bere a quest'ora? E poi alla guida. No, no, comunque ragazzi, facciamolo un attimo scendere che non mi convince. Questo qua stava sbandando. Oh! C'è questo qua, ragazzi, si rifiuta di scendere, vi rendete conto? Ah, sì? Scendi dal veicolo. Scendi dal veicolo per favore. Mettiti giù. Mettiti giù. Ok. Arrestiamolo, ragazzi. Mettiamogli le manette, che questo qua si è rifiutato di scendere da solo, eh. Io glielo ho chiesto gentilmente. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto di controllo addosso. Pupille dilatate addirittura. Ok. Faccio un attimo un controllino addosso. Vediamo se c'è qualcosa. Revolver pesante, collana, sporcizia, distintivi, polizia rubati e un baso, ragazzi. Un pazzo questo qui. Vediamo un attimo la macchina. Facciamo un controllino. Allora, c'ha una fe felpa. Una pistola finta ma dall'aspetto realistico, Xanax prescritta, ventilatore portatile e pennetta USB. Ok, le Xanax, che sarebbero le pillole, sono legali, nel senso che comunque lui ha avuto la prescrizione medica, quindi a posto. Però ragazzi, una pistola finta ma dall'aspetto realistico, poi abbiamo visto che c'ha distintivi rubati. Ragazzi, ne abbiamo beccato un altro. Ok, quello qua è il collega, ragazzi. Polizia, perfetto. Ok ragazzi, visto che adesso è arrivato il tipo qua, l'agente di polizia, voglio un attimo fare diversi test. Abbiamo visto che questo qua, ragazzi, aveva delle armi, no? Quindi vediamo un attimo, facciamo un controllo. Revolver pesante. Ok, appartiene a lui, ragazzi. Ok. Una pistola finta, ma dall'aspetto realistico. Ok, appartiene sempre a lui, ragazzi, però questo qua non c'aveva il porto d'armi per queste pistole così pesanti, robe di questo tipo, quindi no. Poi cosa abbiamo trovato più? Ah, ok, niente, per il resto niente. Ho preso un attimo il kit, ragazzi, per fargli droga test e l'alcol test, quindi vediamo un attimo. Drug test.
Oh mio Dio, questo è positivo alla marijuana, cocaina ed ecstasy. Ok, questo qua non ha bevuto, però ragazzi, questo qua è drogato. E si è visto pure per come sbandava, quindi ovviamente ragazzi lo arrestiamo. Lo porti in centrale, collega. Ok ragazzi, perfetto, abbiamo fatto pure questo arresto. Vabbè ragazzi, io penso di finire qua il video, poi se volete altri episodi me lo dite. Come vedete ho messo pure l'ambulanza lì della Croce Rossa. Sicuramente faremo un video pure con questa come medici, ok, che andiamo a soccorrere le persone. Sicuramente torneranno video, diciamo, con i falchi, di nuovo pure con questi qua, polizia in borghese. E perché no ragazzi, faremo pure cose tipo da SWAT, come vi ho detto, la detective, polizia scientifica, quindi faremo un sacco di cose. Ok dai ragazzi, direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!